oggi ha una voce che risuona ben oltre i confini della propria provincia. Mantova oggi vuole essere la capitale dei diritti della comunità LGBT, una comunità che non ha paura a mostrarsi per quello che è e oggi lo ha dimostrato. Una comunità fatta di donne e uomini che rivendicano il diritto di essere liberi, ma anche quello di essere uguali, pienamente e compiutamente, anche come coppie. E lo affermiamo qui e ora, come famiglie. Qualcuno nei giorni scorsi ha polemizzato, accusandoci di essere inopportuni per aver scelto di radunarci proprio oggi, nel giorno del ricordo dei martiri delle foibe e degli esuli istriano-dalmati. Qualcuno ci ha schernito, dando per scontato che avremmo organizzato una banale carnevalata. Ebbene, a costoro e agli altri che per ignoranza o per calcolo ideologico coltivano stoltamente parole d'odio e di divisione, noi rispondiamo forte e chiaro che non accettiamo lezioni di etica e né di buon gusto da parte di nessuno. Siamo qui per testimoniare il nostro rispetto a tutti i perseguitati e i martiri di ogni regime totalitario, perché noi omosessuali e transessuali siamo stati imprigionati, massacrati, torturati, trucidati, sterminati sotto ogni regime, anche democratico, nel corso dei millenni. Non ci si venga a dire che qui e ora noi siamo inopportuni, perché il tempo è scaduto per ogni opportunismo e conformismo. Il tempo di conquistare finalmente il nostro diritto a essere riconosciuti anche come famiglie è adesso. Sindaco Sodano, Sindaco Penazzi, non c'è proprio nulla da festeggiare. C'è solo un enorme vuoto giuridico e culturale che oggi riteniamo di poter simbolicamente colmare con questa cerimonia, per significare che dal nostro paese vogliamo essere riconosciuti non soltanto come cittadini singoli, ma anche come coppie, che condividono un progetto di vita, di affetti, figli, sentimenti e operosità nella società. Oggi è questo fiore a rappresentare i nostri amori, un tulipano bianco, che è simbolo di amore fedele e duraturo. E sarà un rito, altrettanto simbolicamente, quello del matrimonio civile in comune, a suggellare la nostra promessa. Abbiamo scelto di farlo qui, davanti al castello di Mantova, di San Giorgio, perché esso è un altro simbolo per noi importante. È il luogo dove tradizionalmente le coppie dei neosposi vengono a farsi fotografare dopo essere stati uniti in matrimonio. Ed è uno dei monumenti che più iconograficamente rappresentano la nostra città, cui siamo fortemente legati, e dunque il nostro è anche un doveroso omaggio a Mantova, la nostra città. Tre simboli. Ecco, noi comunità LGBT possiamo avvalerci solo di simboli, ma è al legislatore locale e nazionale che è demandato il dovere di dare finalmente concretezza alle nostre istanze di libertà e di uguaglianza. Siamo qui dunque per chiedere a chi sarà eletto in Parlamento di impegnarsi a tutelare concretamente i nostri diritti e dare il giusto riconoscimento ai nostri amori, sulla scia di quanto sta già avvenendo in Inghilterra e in Francia e di quanto è già avvenuto già da tempo in altri stati, in Europa e nel mondo. Non solo, siamo qui per chiedere a questo comune e ai comuni della nostra provincia, a cominciare però dal comune di Mantova,
l'istituzione di un registro delle unioni civili sulla falsa riga di quello che già a Milano è stato approvato lo scorso anno. Siano istituiti i registri perché è un primo passo per garantire effettiva parità di trattamento per tutte le famiglie e prima di tutto per i bambini, in modo che nessuno si possa sentire figlio di un Dio minore. Bravo! Quindi chiediamo concretezza, concretezza. Noi come associazione ci muoviamo in questo modo anche, cercando di smuovere una città, cercando di smuovere attraverso un evento di andare oltre i confini e ci siamo riusciti. Al legislatore chiediamo concretezza, sia a chi sarà in Parlamento, sia a chi è qui ad amministrare la nostra città. Perché la nostra è quotidianità, è realtà quotidiana e tante coppie che sono qui presenti oggi lo testimoniano i loro amori, i nostri amori. Siamo stufi di ascoltare parole solenni e inutili di sostegno, specialmente in campagna elettorale. Meno proclami e più coerenza. Sentiamo fortemente il sostegno di tanti fratelli e sorelle eterosessuali che sono qui per condividere il nostro coraggio, il nostro bisogno di vedere riconosciuti dei diritti fondamentali. Ringrazio dunque chi è qui, qui convivente, qui come coppia eterosessuale, qui come coppia anche già sposata, con la propria compagna o il proprio compagno, con la propria moglie, col proprio marito, e testimonia insieme a noi questo insopprimibile bisogno di uguaglianza. Il mio ringraziamento speciale, perché oggi tante coppie che non vivono la nostra condizione potevano essere altrove, perché hanno diritti già acquisiti. Invece sono persone che sono qui, con noi, ci danno solidarietà e ci danno sostegno. E questo ci dà forza, perché ci fa capire che il paese, la società civile, è ben più avanti di quello che la politica oggi vuole farci ancora credere. Ringrazio di cuore le tante coppie omosessuali che da altre province hanno colto questa occasione simbolica per mettersi in gioco ed essere qui e darci solidarietà. Ringrazio chi, gay, lesbica, transessuale, è qui per dare appoggio e vorrebbe anche fare di più, ma non se la sente, perché teme riprovazione, ritorsioni, disprezzo, in questa società che è ancora intrisa di pregiudizi e sacche di omofobia. E ringrazio di cuore, e lo dico con emozione, in particolare le coppie gay mantovane, perché con la loro presenza danno un volto familiare a questa giornata. Grazie. Ringrazio le associazioni che hanno aderito a questa iniziativa, i rappresentanti politici e istituzionali che sono presenti qui oggi. C'è chi vuole rovinare questa festa, ma sono certo che non ci riuscirà. Ringrazio le associazioni che hanno aderito a questa iniziativa e i rappresentanti politici istituzionali che sono presenti qui oggi e in particolare coloro che hanno dato la loro disponibilità a celebrare questa cerimonia simbolicamente oggi. Anche questo richiede coraggio e vi ringrazio. Chiedo a tutti di non lasciarsi provocare. Concludo facendo mie le straordinarie parole di augurio, che è anche un auspicio, del Presidente degli Stati Uniti Barack Obama,
Il nostro viaggio non sarà finito fino a quando i nostri fratelli e le nostre sorelle, gay, lesbiche, transgender, non saranno trattati come gli altri davanti alla legge. Dobbiamo fare in modo che queste parole, questi diritti, questi valori di libertà e di uguaglianza divengano realtà per ogni cittadino. È questo il compito della nostra generazione! Bravo! Nella migliore tradizione delle mamme, quando si sposano i figli, io sono commossa. Vorrei che la voce di questo microfono arrivasse anche ai bordi di quel campo, dove ci sono anche dei nostri figli che sono imbottiti di omofobia. Sono imbottiti di omofobia perché l'omofobia altro non è che la paura della realtà. Quelle persone che sono lì sono solo delle povere persone a servizio dell'ignoranza. Battiamo loro le mani, battiamo loro le mani. La scuola, la società, la politica non vi hanno saputo dare niente. La scuola, la politica non vi ha saputo dare niente. Rispetta, insegna amore, non insegna odio. Questa è la realtà. Parliamone. Sono disposta a venire da voi. Parliamone. Sono una mamma di 5 figli. Vi racconto la mia storia. Mio padre è emigrato dal Molise per darci a mangiare. Eravamo poverissimi. Mio figlio è emigrato per potersi sposare e non è giusto questo. Non vogliamo essere emigranti d'amore, vogliamo i nostri diritti, vogliamo lavorare sulla nostra terra, amarci sulla nostra terra, piangere sulla nostra terra, litigare sulla nostra terra, ma vogliamo stare qui perché l'Italia è il più bel paese del mondo. E ci deve dare quello che ci spetta. Ci spetta, politici, non ci fate un regalo. A noi ci toccano i nostri diritti, che lo sappiate tutti. Non ci state regalando niente. Ci date quello che la Costituzione, la più bella Costituzione del mondo, ci ha dato. Noi, signori, ditelo forte, non vogliamo indietro l'IMU, vogliamo indietro la dignità. Brava! Questo vogliamo noi dai nostri politici. Non ci importa il colore, non ci importa dove sono, vogliamo la dignità. I nostri figli sono uguali a tutti, che lo sappiano tutti, dalle Alpi fino alla Sicilia. I nostri figli devono uscire con la loro faccia, amarsi e non aver paura di persone che sono solo vittime dell'ignoranza. Io vi ringrazio, ragazzi, del vostro coraggio, vi ringrazio di essere nostri figli, vi ringrazio di averci fatto capire che la differenza non è una grave malattia, ma è la più grande ricchezza che Dio ci ha donato. Grazie. Brava! Lascio la parola, sì, è vero, Rita, hai fatto uscire il sole. Lascio la parola per un saluto a Valerio Barbini, della Segreteria Nazionale Arcigay. Sì, grazie a tutte e grazie a tutti. No, allora io, insomma, credo che chi ha parlato, il sindaco che ha parlato di provocazioni e di carnevale, insomma, mi aspetto e spero che condanni in questi istanti il carnevale che io mi vedo di fronte dall'altra parte. Bravo! Piuttosto triste e funebre, il carnevale almeno è più allegro.
io credo insomma che la giornata di oggi sia molto importante, siamo venuti, insomma, ci tenevamo a esserci come segreteria nazionale, purtroppo non c'è il presidente nazionale che vi saluta e vi ringrazia tutti, perché insomma questa manifestazione è importante perché dice una cosa molto chiara, dice che le nostre vite non possono aspettare, perché la vita non aspetta e va avanti da sola. E allora veramente, una cosa che noi stiamo dicendo anche con una campagna nazionale, il tempo ormai è scaduto, è dal 94 che l'Unione Europea chiede che gli Stati riconoscano l'uguaglianza, dal 94 sono 20 anni e non è più possibile che ci diano soluzioni a metà. E per fortuna insomma, vedo che hanno rinunciato e se ne stanno andando, insomma, però il messaggio forte che noi credo che dobbiamo lanciare oggi, anche grazie a loro, è stato efficace come sempre, insomma, e il messaggio forte che ci aiutano insomma, a dare alla politica oggi è un messaggio molto chiaro, che siccome l'uguaglianza non può essere un'uguaglianza a metà, la politica deve prendere oggi, se stiamo andando alle elezioni, una scelta chiara. Perché o si sta con questa parte della piazza e si pensa che l'uguaglianza appunto debba essere piena, che i diritti debbano essere uguali per tutti, come dice l'articolo 3 della Costituzione, o si sta con quella parte della piazza, perché anche oggi chi ci propone i diritti a metà insomma offende le nostre coppie e le nostre vite. Quindi la scelta è tra questa piazza e quella piazza. Le istituzioni a metà non esistono, non è più possibile considerarle in questo paese, quando nel resto dell'Unione Europea appunto oggi noi parliamo del matrimonio e non ne parlano più i progressisti, insomma vorrei che lo sapesse anche la politica italiana, perché l'Inghilterra si appresta ad approvare il matrimonio da parte di un leader conservatore, un fatto di civiltà, non è un fatto di colore politico. E ci tengo insomma a fare un cenno veloce alla campagna, perché oggi è importante, siamo qua a parlare delle nostre coppie, poi sarò svelto perché credo che insomma la loro testimonianza sia quella che parla di più oggi. Però appunto quello che ci tenevo a dire insomma, e ritorno un po' anche alla campagna, è che è importante, fondamentale, non può aspettare il riconoscimento delle coppie, ma ci sono altre vergogne che noi ci aspettiamo insomma che questo paese e che la nostra politica ci dica che risolverà nelle prossime elezioni, perché anche davanti a testimonianze come quelle che abbiamo visto, ecco, non si può non pensare che questo paese non ha una legge contro l'omofobia e come la transfobia, e quindi queste cose che abbiamo visto in questo paese possono succedere. Non è così in tanti paesi d'Europa, perché gli stati prendono delle posizioni e hanno degli strumenti per tutelare i diritti e l'uguaglianza e per combattere le discriminazioni. Questo paese vede questi spettacoli anche perché è anche su questo fronte in un ritardo che, se vogliamo, è ancora più grave, perché su quello proprio non ci può, non è comprensibile neanche il minimo dubbio. Finisco di nuovo, insomma, tanto voglio ringraziare perché un sindaco invece qua lo vedo, come dire, e insomma. Questa giornata anche nel suo comune in maniera ufficiale. E, ecco, chi ha fatto polemica sul giorno del ricordo, di nuovo, noi ieri eravamo, Arcigay era ieri al giorno del ricordo, però non si dimentica neanche il giorno della memoria, nel senso che c'è qualcuno che evidentemente ancora ha la memoria un po' selettiva in questo paese. E adesso appunto io direi che andiamo con le coppie, nel senso che poi al centro della giornata ci sono loro, no, con gli altri interventi, però cioè, non rubo altro tempo. A Larci, a Mattia Palazzi, della segreteria nazionale Arci e presidente Arci Mantova. Grazie Davide, permettetemi, grazie Arcigay. Credo e chiedo a tutti di ringraziare davvero Arcigay, perché guardate, oggi ci state, non state semplicemente manifestando per quelli che sono i vostri diritti, ma state dando una lezione in realtà a tutti noi. Io la sento così e credo che abbia sbagliato, lasciatemelo dire con chiarezza, il sindaco di Mantova ha sbagliato e sbaglia a non essere qui. Ma guardate, ha sbagliato e sbaglia per un motivo molto semplice. Tu puoi anche non condividere, puoi non essere d'accordo,
Ma se tu non capisci la differenza tra quella che è una forza gentile, come quella che voi esprimete, che qui si sta esprimendo, tra quella che è una rivendicazione dei propri diritti, e nessuno mi convincerà mai che la battaglia per i propri diritti lede i diritti altrui. Esatto. Non vi è alcuna possibilità nel chiedere libertà e responsabilità, nel pensare che questo possa determinare minor libertà e responsabilità per qualcun altro. Al contrario, se insieme si chiede libertà, se insieme si esprime il dovere civico, la volontà di costruire comunità, se insieme si cerca di progredire, di evolvere, di costruirsi un progetto di vita, ma che è anche un progetto sociale, che è anche un progetto di miglioramento delle qualità delle relazioni umane, se insieme si fa questo, una città è più forte, una città è più solidale, una città è capace anche di difendersi dalla violenza e dalla barbarie che gli si stava esprimendo, che non è solo ignoranza, ma è violenza, perché la violenza contamina. E allora voi oggi ci state dicendo, e insieme stiamo dicendo, che contamina di più l'amore, la capacità di stare insieme, di alzare la testa, di guardare in faccia il prossimo e dire: io sono qui determinato ma gentile, nel rispetto degli altri, ma sono qui per dire che voglio continuare a battermi per i miei diritti. Allora permettetemi, dico solo una cosa, perché in questi anni, guardate, sull'onda di una politica da sabbie mobili, negli ultimi decenni anche voi, anche noi tutti, abbiamo un po' abbassato la soglia della richiesta dei diritti. Si è cercato sull'onda e sulla necessità, perché poi per voi è una necessità, lo è, la sento mia, ma certamente per voi è una necessità quotidiana, quella di raggiungere un risultato, di produrre atti, di riuscire appunto ad avere atti, gesti concreti. Però attenzione, non rinunciamo e non rinunciate, vi prego, a tenere alto il livello della battaglia, perché è culturale, è una battaglia di civiltà, è una battaglia che non riguarda solo voi, riguarda tutti noi e riguarda la qualità di un paese. Un paese che ha saputo, quando ha potuto, quando ha voluto, con determinazione, tenere alta la bandiera dei diritti, delle libertà, dell'emancipazione, della partecipazione, ha saputo costruire modernità, ha saputo costruire civiltà. Ogni volta che in questo paese si è abbassata la soglia dell'attenzione, questo paese ha vissuto sempre le fasi più brutte della sua storia, e sempre in questo paese qualcun altro ha deciso sulla testa degli altri. Allora io credo, e lo dico chiaramente, c'è una parola che non è uscita neanche in questi giorni, per timidezza, per rispetto, perché voi fate un lavoro straordinario che è patrimonio di tutta la comunità, che è un lavoro di dialogo e che dovete continuare, perché è un lavoro prezioso. Ma la battaglia è quella del matrimonio, questa è la battaglia, la battaglia è questa. Allora il matrimonio civile è tutto evidente. Allora bene hanno fatto le forze politiche che in consiglio comunale hanno depositato il regolamento simile a quello della giunta Pisapia, benissimo, perché la nostra città, il consiglio comunale, deve discutere, deve prendere parte, e speriamo, e saremo lì a chiederlo, deve produrre un regolamento analogo. Ma la battaglia verso il Parlamento, verso il Paese, verso la cultura di questo Paese, verso tutte le persone che possono esprimere opinione e partecipare, è quella, ed è una battaglia di civiltà e di democrazia a cui vi chiedo di non abbandonare e di non abbassare mai il livello dell'attenzione. Grazie a voi per l'esempio e la lezione che ci date. Grazie a tutti e soprattutto grazie ad Arcigay, che ha invitato Amnesty International, il gruppo di Mantova, ad essere presente qui oggi. Siamo molto contenti di portare la nostra adesione, la nostra solidarietà a questa bella iniziativa, che è un'iniziativa per ottenere maggiori diritti, per ottenere maggiore dignità, e che quindi vede Amnesty International schierata con Arcigay. Voglio ricordarvi che in queste settimane la nostra associazione sta portando avanti una campagna che si chiama Ricordati che devi rispondere, rivolta a tutti i candidati alle prossime elezioni. Chiediamo a tutti i candidati di tutti gli schieramenti politici, di tutti i partiti, di tutte le ideologie, di firmare la nostra agenda per i diritti umani, un'agenda in 10 punti che chiede più diritti per tutti i cittadini e le cittadine italiane e straniere presenti sul nostro territorio. Uno dei punti più qualificanti di questa nostra agenda sono i diritti di uguaglianza per la comunità LGBT e per tutti i gay d'Italia. Chiediamo che vengano rispettati i loro diritti, che ci sia una legislazione più giusta, che si arrivi alle parità di condizioni anche per quanto riguarda la coppia e la famiglia.
E quindi chiediamo a tutti i candidati, anche ai candidati mantovani che forse sono qui presenti stamattina, di sottoscrivere questa agenda per i diritti umani, perché al di là di ogni differenza politica o ideologica, i diritti umani devono essere patrimonio di tutti. Grazie. Brava. Per questa iniziativa bellissima. E molto semplicemente, se l'amore non fa differenze, i diritti invece fanno la differenza. E quindi, è abbastanza semplice spiegare perché CGIL oggi è qua, perché ovunque ci sono delle persone vere in carne ed ossa che rivendicano dei diritti, che sono dei diritti che spettano a tutti, la CGIL ci deve essere. Quindi è molto semplice il perché oggi siamo qua e perché diciamo che appunto se l'amore non fa differenza, abbiamo visto invece che la volgarità, la violenza fa la differenza. Era giusto essere, ed è giusto decidere dove stare, bisogna decidere dove stare e metterci la faccia, quindi vi ringrazio tantissimo. Marta Balasso, Associazione Masala. Buongiorno a tutti, ma io non ho molte parole, nel senso per noi è stato un privilegio poter partecipare, poter sostenere questa giornata. Mi limito a dire una cosa molto semplice ma così difficile, come si è visto, che se non si parte da questa libertà non è possibile sperare in nessun altro tipo di libertà e di riconoscimento di diritti. Penso che sia la base di qualsiasi tipo di rivendicazione di diritti, appunto di libertà d'essere. Grazie. Ringrazio anche gli altri partner, le altre associazioni che hanno aderito a questo evento, a questa manifestazione. Ripeto, Rete Genitori Rembo, Famiglia Arcobaleno, il coordinamento Vicenza Pride 2013, Play Art Communication, spero di non dimenticare nessuno. Sì, ecco, e stavo dimenticando qualcosa, per fortuna ho la mia dolce metà che me lo ricorda. È arrivato un messaggio da una persona che tutti conoscete, che da sempre si è impegnata nelle nostre battaglie in prima linea in Parlamento ed è pronta per ricandidarsi, e spero insomma che il suo coraggio e la sua determinazione venga premiata anche questa volta. Sto parlando di Anna Paola Concia, che oggi non può essere qui con noi ma ci porta il suo messaggio. Mentre Francia e Inghilterra aprono i loro ordinamenti al matrimonio per tutti, l'Italia si ritrova unico fra i paesi fondatori a non avere una normativa che tuteli le famiglie omosessuali. Questo vuoto normativo che pesa sulla vita concreta di migliaia di cittadini gay, lesbiche e transessuali non è più sopportabile per un paese che aspira a stare a testa alta in Europa. Il prossimo Parlamento dovrà fare le leggi che il Paese aspetta ormai da più di 10 anni. Non possiamo perdere più altro tempo. Il centro-sinistra con Bersani ha inserito al primo punto del suo programma una proposta precisa che ricalca il modello tedesco, ovvero l'istituto più prossimo al matrimonio. È evidente che chi come me pensa che l'obiettivo condiviso debba essere quello del matrimonio per tutti, lavorerà in Parlamento perché ci sia una maggioranza su questo tema. Ma dato che le battaglie dei diritti si devono fare avendo cultura del risultato, la proposta del centro-sinistra rappresenta finalmente un punto di non ritorno. Il riconoscimento dei diritti sarà al centro dell'azione di governo dei progressisti per costruire un paese più aperto, inclusivo, moderno, europeo. Onorevole Anna Paola Concia. Quello che celebriamo oggi, ed è questa la rivendicazione di Arcigay, ed è ferma su queste posizioni, è il matrimonio egualitario. Quello che celebriamo oggi è un matrimonio civile simbolico, non è un'unione civile qualsiasi, è il matrimonio civile simbolico. Quindi è sul matrimonio e la direzione deve essere questa. Occhio che qua siete davanti a un sindaco, questo vale di più rispetto a... Allora, Luca e Stefano, allora. Stefano, vuoi prendere come... Aspetta che leggo, perché come tuo sposo Luca? Sì. Sì, oggi siamo una bella giornata, al di là di alcuni cretini, ok? Lasciamo stare.
Luca, vuoi prendere come tuo sposo Stefano? Sì. Potete baciarvi. Maria Grazia, vuoi prendere come sposa cosente Paola? Sì, lo voglio. Sì, lo voglio. Finalmente mettiamo quello di bello. Paola, vuoi prendere qui la sposa Maria Grazia? Sì, lo voglio. Potete baciarvi.